Dalla delusione del 14 maggio alla gioia di mercoledì 2 agosto. Dopo due mesi e mezzo dalla finale playoff persa contro la Moronese, arriva per il Pacentro il ripescaggio in prima categoria. Un risultato meglio tardi che mai, commenta il presidente Tommaso Spagnoli. Arriva un po' a scoppio ritardato, insomma, questo premio, ma sicuramente nulla toglie alla grandissima stagione che tutti i ragazzi e appunto i tifosi, la dirigenza e il Pacentro Calcio ha intrapreso nella scorsa stagione. L'obiettivo ovviamente era quello di concludere e vincere nella regular season il passaggio appunto alla categoria successiva. Non ti nascondo che poi diciamo negli ultimi 10 giorni stavamo quasi pensando di ritirare questa proposta di ripescaggio proprio per avviarci a fare un campionato di seconda categoria da vertice di nuovo. La volontà manifestata nei giorni scorsi di ritirare la domanda potrebbe però addirittura portare a rinunciare al ripescaggio, e quanto fa sapere il presidente Spagnoli, per le difficoltà che si presentano nel costruire una squadra per la prima categoria dal 2 agosto. La società pacentrana prenderà una decisione nel merito nei prossimi giorni. Siamo molto felici, ovviamente stiamo cercando di allestire un'ottima squadra per la seconda, ma a questo punto dobbiamo capire un po' quello che ci è rimasto anche sul mercato per poter far fronte, diciamo, a questa novità, che comunque sia confermeremo nel weekend o meno se faremo questo campionato. Non nego la possibilità di rifiutare questo ripescaggio, nel senso che ci dovranno essere le condizioni per fare bene, perché è meglio fare un campionato contenti che fare un campionato con l'acqua alla gola. Tommaso Spagnoli, in attesa delle decisioni ufficiali, coglie l'occasione per ringraziare coloro che gli sono stati vicini per continuare dopo la delusione patita per la sconfitta nella gara che valeva un'intera stagione. Voglio ringraziare a tutte le persone che ci hanno seguito in questi mesi, che ci sono state vicino, a dispetto di molte altre che invece non appena hanno visto il momento di difficoltà si sono allontanate. Le difficoltà ovviamente ci sono per disputare la prima categoria, ma la società del Pacentro farà il possibile per confermarla. Speriamo appunto di vederci presto, anche perché in prima ci sarebbero tantissimi derby da disputare, a noi i derby piacciono particolarmente.